Buonasera cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia che apriamo con la cronaca. La polizia di Fano ha denunciato 4 cittadini rumeni per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Gli agenti, dopo aver notato una vettura con targa straniera, hanno deciso di seguirla a distanza fino al quartiere di Gimarra. Qui gli agenti, sospettando di avere a che fare con dei ladri intenti ad effettuare un sopralluogo in vista di qualche colpo nelle case del quartiere, hanno proceduto al controllo. I malviventi, che provenivano da un campo nomadi di Torino, erano già noti alle forze dell'ordine. Nella vettura sono stati rinvenuti diversi attrezzi da scasso. Inoltre, nelle vicinanze è stata rintracciata una seconda auto, sempre con targa straniera. Si ritiene che potesse essere stata usata in precedenza come veicolo d'appoggio. Oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria, i rumeni sono stati sanzionati sia per violazioni al codice della strada che per il mancato rispetto delle misure anticontagio. I 4 malintenzionati non potranno ritornare nel comune di Fano per i prossimi 3 anni. In totale, nei giorni scorsi, la polizia di Fano ha controllato 230 persone e 156 autovetture. Bene, ed ora cambiamo argomento. Nelle Marche occorrono tempi più lunghi per definire i protocolli per avviare la sperimentazione del plasma anti-Covid. Nelle sedi di Avis della provincia iniziano ad arrivare molte richieste da parte dei donatori iperimmuni. Il servizio è di Francesco Salvago. La sperimentazione del plasma in chiave anti-Covid è iniziata in diverse regioni, tra queste sono incluse anche le Marche, che hanno aderito al progetto. Al momento la fase di sperimentazione marchigiana è ferma in quanto non sono stati definiti i protocolli. Il comitato etico formato da personale sanitario che tutela e garantisce pubblicamente i diritti e la sicurezza dei soggetti partecipanti a questa sperimentazione deve ancora insediarsi. Inoltre non sono stati ancora individuati i tecnici di laboratorio che si occuperanno della complessa procedura. Intanto nelle sedi avvisine di Pesaro e anche di Fano sono diversi potenziali donatori di plasma iperimmune che chiedono la possibilità di dare il proprio contributo nel tentativo di salvare altre vite. Questo plasma oggi deriva da pazienti donatori, nel senso che sono state persone che hanno avuto il virus, hanno immagazzinato gli anticorpi e ora lo possono donare. Nel senso che tramite questa plasma, in questo progetto sperimentale, si hanno avuto tantissimi casi affinché questa donazione possa guarire le persone affette dal Covid. Il plasma, appunto, questa spettacolare, questa magnifica sacca gialla, porta delle immunoglobuline e serve appunto per aiutare tramite queste immunoglobuline a colpire questa malattia, creando degli anticorpi. Ancora l'aspetto scientifico quindi non è ancora chiaro, quindi si parla appunto di fase sperimentale proprio perché questi anticorpi non sono stati perfettamente individuati e siamo in attesa del protocollo dal DIRMT, ovvero dalle linee guida, in modo tale che questi 40 donatori in tutta la nostra provincia possono donare il plasma. Logicamente devono essere certi di essere stati colpiti dal virus. E nelle fasi iniziali ci è stato detto che sicuramente saranno escluse tutte le donne che hanno avuto una gravidanza, portata a termine o meno. Comunque sia, per l'ufficialità dobbiamo aspettare le linee guida della regione. Tuttavia il nostro presidente nazionale ha detto di stare talmente cauti e aspettare quelli che saranno poi gli aspetti definitivi, appunto, decisi da tutto quello che deriva dal Centro Nazionale Sangue, che è l'organismo superiore per quanto riguarda la donazione. In attesa delle linee guida, la sede avvisina di Fano è tornata pienamente operativa per le donazioni e le adesioni dei nuovi soci. Dalla prima settimana di maggio, oggi è ritornata alla piena funzione. Siccome vedete alle nostre spalle c'è il cartello, appunto, che richiama la donazione del sangue, quindi è un cartello segnaletico molto importante, è un'entrata esclusiva, quindi donatori state tranquilli perché chi viene a donare ha un'entrata privilegiata.
E sempre sul fronte dei controlli proseguono quelli delle forze dell'ordine. Nelle ultime due giornate sono stati eseguiti 1822 controlli alle persone con 18 verbali elevati. Controllate anche 934 attività commerciali, senza contestare però illeciti. In vista del fine settimana, il primo della fase 2 si è tenuto in videoconferenza una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Il piano d'azione prevede un massiccio impiego delle forze di polizia, forze armate e polizie locali, soprattutto nel litorale, nelle aree naturalistiche delle zone interne. Massima attenzione sarà riservata alle situazioni di assembramento che, come noto, sono vietate. Sarà intensificato l'impegno delle pattuglie della polizia stradale lungo il tratto autostradale per le principali arterie anche della provincia. La prefettura ricorda che gli spostamenti all'interno del territorio regionale sono ammessi solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e situazioni di necessità. E sempre sul tono delle notizie che riguardano il complesso del coronavirus, ora una notizia che era attesa da tante persone: dal 18 maggio riprenderanno le messe in chiesa con i fedeli, ingressi limitati, mascherine obbligatorie e cresime però rinviate. Il servizio. Mascherina obbligatoria a distanza di un metro e più messe per evitare assembramenti. È stato firmato il protocollo tra governo e Conferenza Episcopale Italiana che permetterà la ripresa delle celebrazioni con i fedeli. Il documento, che entrerà in vigore lunedì 18 maggio, detta le misure di sicurezza da adottare. L'accesso alla chiesa resta contingentato e regolato da volontari o collaboratori che dovranno indossare i dispositivi di protezione individuale e vigilare sul numero massimo di presenze consentite. Non potranno entrare le persone con una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi o comunque con sintomi influenzali e respiratori. Inoltre, come già previsto in fase di lockdown, le acquasantiere dovranno rimanere vuote. Le nostre chiese adesso le stiamo dividendo per 4 metri quadrati, in modo che avremo il numero esatto delle persone che entreranno. Ci saranno delle persone che a distanza permetteranno alle persone di entrare. Teniamo conto che le chiese dovranno anche essere igienizzate, quindi probabilmente ci sarà un'alternativa per le parrocchie che possono, tra messe all'aperto e messe al chiuso. Cresime invece rimandate? Le cresime rimandate, mentre per quanto riguarda i matrimoni e i battesimi, dopo il 18, tenendo conto sempre del numero delle persone che un'aula assembleare può accogliere, potranno essere celebrati. Sì. Stessa cosa per l'unzione degli infermi e i funerali. La confessione invece dovrà avvenire in una stanza aerata che permetta il distanziamento e al tempo stesso la riservatezza richiesta dal sacramento. Sì all'organista in chiesa, ma per il momento no al coro, all'uso di libri per i canti e ad altri fogli. Inoltre, durante la celebrazione non si potranno raccogliere le offerte. Dovremmo evitare tutti i contatti fisici, quindi le offerte, per esempio, che per una parrocchia sono importanti, perché anche noi viviamo di offerte, saranno sempre raccolte, però con dei cesti all'ingresso o all'uscita della chiesa, ognuno potrà farli. Un altro aspetto che mi sembra anche molto importante è quello dello scambio della pace. Faremo un inchino, faremo un sorriso a chi abbiamo vicino. E un altro aspetto ancora importante è la comunione. Ecco, la comunione verrà data dal sacerdote o dal diacono, dal ministro. Le persone, indicativamente, sarebbe bene che non si muovano dal loro posto. Il sacerdote avrà igienizzato le sue mani e avrà portato l'eucaristia, che lascerà cadere sulla mano e non in bocca della persona. Ecco, tutto questo in attesa di poterci riabbracciare, rincontrare come tutti. Il 18 sarà anche una ricorrenza importante. Eh sì, perché il 18 maggio 1920 nasceva Giovanni Paolo II, quello che nel 1985 ha iniziato le giornate mondiali della gioventù. Quindi mi sembra un dono di San Giovanni Paolo II, che proprio il 18 noi riprendiamo a celebrare avendo queste attenzioni. E tutti quelli che, come me, io quasi 60 anni, hanno fatto tante GMG, probabilmente riconosceranno nelle messe all'aperto e in quello che ci verrà detto anche dai volontari semplicemente un modo per partecipare più ordinato.
Bene, e per quanto riguarda penso l'oggetto del desiderio di questi ultimi 2 mesi, le mascherine, il Comune di Fano ha stabilito le modalità di consegna di quelle arrivate dalla città di Wolfsburg in Germania nei giorni scorsi. Ben 50.000 mascherine. E allora sentiamo quali sono le modalità adottate per questa nuova consegna di mascherine alla popolazione fanese. 22 gazebo messi a disposizione dalla Proloco ed allestiti dalla Protezione Civile di Fano da domani e fino a domenica faranno la loro comparsa nelle zone più frequentate di tutti i quartieri della città. Serviranno a distribuire alla popolazione fanese le 50.000 mascherine chirurgiche arrivate nei giorni scorsi e donate dalla città gemellata di Wolfsburg assieme alle 10.000 acquistate dal Comune di Fano. Le postazioni presidiate da 3 addetti non solo di protezione civile ma di tutte le associazioni di volontariato della città dotate di dispositivi di sicurezza e collegati via radio con la sede del CB Club Mattei distribuiranno in buste chiuse una mascherina per ogni componente del nucleo familiare da 6 anni in su. Saranno raggiunti così capillarmente tutti i residenti a breve distanza da casa loro, senza doversi recare al Codma di Rosciano, come è avvenuto per la prima consegna delle mascherine. Adesso che si può uscire singolarmente, mantenendo le distanze, eccetera, abbiamo pensato di sfruttare quel grandissimo patrimonio di associazionismo diffuso che forse solo la nostra città così forte, ampio, è presente, per cui sfrutteremo questo associazionismo per creare questi gazebo, per poter distribuire in completa sicurezza, in maniera tale che un capo famiglia alla volta, ovviamente senza creare assembramenti di nessuna natura, anche perché non lo consentiremmo, e potrà arrivare in questi punti di distribuzione vicini alla propria abitazione, potrà anche ritirare le mascherine per sé e per i propri familiari. Noi crediamo che questo sia un cambio di filosofia, sia diverso da quello che abbiamo fatto prima, anche perché appunto le norme sono cambiate, e crediamo che questo sia il metodo più efficace per poter raggiungere tutti, poter raggiungere ciascuno nel proprio quartiere, ma soprattutto efficace perché in 2 giorni noi riusciremo a distribuire 60.000 mascherine, che comunque sono tante, e lo faremo appunto soltanto in 2 giorni senza allungare troppo questa distribuzione, che in questo momento è importante. È importante perché, come si sa, le mascherine di comunità, come le mascherine chirurgiche sono dispositivi che si devono usare in ambienti chiusi e in ambienti confinati, e ci siamo accorti anche che in questa fase ancora le farmacie, le linee di distribuzione normale, diciamo i negozi, i supermercati, eccetera, non hanno tutti questi dispositivi. Quindi noi pensiamo di fare una cosa importante, ovvero quella di distribuire a tutti, in questo caso, visto che questa donazione è una donazione importante, mascherine chirurgiche di questo tipo, per poter permettere a tutti appunto di vivere questa fase con serenità. I gazebo saranno posizionati principalmente nei punti di raccolta della popolazione di ogni quartiere, come prevede il piano di emergenza della Protezione Civile, segnalati dagli appositi cartelli, ma comunque in punti strategici e ben frequentati. Saranno così operativi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 di sabato e domenica prossimi. Ed ora affrontiamo un altro tema molto caldo in questi periodi, ovvero sia come trascorrere la prossima estate. Allora, a causa delle misure anticontagio, nella prossima estate le spiagge e le piscine non saranno affollate, visti gli ingressi contingentati, e dunque si prevede un assalto ai parchi, ai fiumi e le grandi aree verdi, come appunto quella del Furlo, nell'entroterra della provincia pesarese. Allora, questa mattina Simona Zonghetti, assieme all'operatore Filippo Pucci, ha fatto proprio un sopralluogo. Sentite che cosa hanno trovato.
La provincia pesarese è un mondo di bellezze naturali, un mosaico di ambienti, spiagge, colline, borghi medievali, monti, centinaia di luoghi da ammirare e visitare. Da qualche giorno sportivi, giovani anziani, famiglie con bambini sono liberi di tornare a passeggiare e fare sport lontani dalle mura di casa, diventate per 2 mesi il luogo di isolamento forzato. Una passeggiata con gli amici a quattro zampe? Assolutamente sì, dopo 2 mesi in aperta, sì. Come mai proprio a Furlo? Perché da tanto che non c'è... venivamo, quindi è bello poi, no? Un sacco di natura, di tranquillità, non c'è nessuno, questo è importante. Più in sicurezza? Più in sicurezza, assolutamente sì, perché è meglio essere sempre sicuri, perché non è finita. Finita la quarantena da Covid-19, sono tornati a popolarsi i lungomari, le piste ciclabili, i parchi, ma serve ancora responsabilità per evitare un nuovo picco di contagi. La prossima estate sarà infatti caratterizzata da norme restrittive sia per i luoghi pubblici che per quelli privati, accessi a numero chiuso anche in spiaggia e divieto di assembramento ovunque. Si prevede quindi che le grandi aree verdi possano diventare le più affollate, luoghi in cui c'è spazio per tutti, garantendo le distanze di sicurezza. Tra questi rientra il Furlo, con la sua riserva naturale statale di 3.600 ettari gestita dalla provincia di Pesaro e Urbino. Anche la riserva statale, quella del Furlo, rientra nei decreti ministeriali per quanto riguarda la chiusura, e anche se chiudere un 54 km di sentieri è ben difficile. Nel senso che comunque anche adesso con le nuove disposizioni comincia timidamente qualcuno a usufruire di questi sentieri, della golena e della passeggiata lungo la gola. E noi cerchiamo di fare del nostro meglio nella vigilanza, anche in sinergia con il Corpo Forestale dello Stato, Carabinieri e Corpo Forestale dello Stato, e con del personale nostro della riserva. E comunque io stavo pensando che, e stavo parlando con i miei collaboratori, che qui più in questo caso più che i piedi tocca usare la testa, quindi sì, le camminate come si possono fare, no, con quelle consentite, ma usando molto più la testa che i piedi. Ci aspettiamo tanta gente, ha proseguito il direttore della riserva, stiamo attendendo il protocollo della Federparchi per le visite guidate e quando potremo riaprire saremo pronti a fornire un servizio completo anche alle persone di diversamente abili. Ora la sede è chiusa, ma rimangono attivi numeri di telefono per ricevere informazioni. Sul sito invece si può scaricare la brochure dell'area protetta con la nuova carta dei sentieri. Anche il museo è attualmente chiuso, anche se l'avevamo appena restaurato e sistemato, è chiuso. Aspettiamo le direttive, come tutti i musei d'Italia, ci daranno le regole e le condizioni, quindi con calma riapriremo. Diciamo così che la riserva è pronta per riaprire, con la testa, con tutti i sistemi di sicurezza, e quindi noi saremo molto rigidi su queste cose. Adiacente alla riserva poi vi è il parco pubblico La Golena, tanto amato da marchigiani e turisti, ma di competenza del comune di Acqualagna. C'è la possibilità di camminare, di fare attività motoria, non è utilizzabile l'area giochi come prevede il decreto ministeriale. Come in spiaggia non si può sostare, quindi come in spiaggia non puoi stenderti a prendere il sole, anche qui non puoi sostare a fare picnic, perché questo è vietato. Bagno e fiume è vietato di suo. Il problema che ci sarà nei prossimi giorni, che essendoci le attività chiuse, è vero, si può fare l'asporto e si può fare il domicilio, ma la fila che si potrebbe creare potrebbe appunto rappresentare un problema. Stessa cosa per i bagni, essendo ancora i bagni chiusi perché devono essere igienizzati anche durante l'accesso dei potenziali visitatori, in questo momento ancora non siamo pronti. Dalla prossima settimana, quando ci sarà la riapertura di tutto, cercheremo di affrontare anche il problema dei bagni, questo qui sì. Per questo sabato e domenica abbiamo i nostri vigili, 2 vigili, queste sono le nostre forze, insieme ai carabinieri e alla forestale, che sono diventati carabinieri. È chiaro quello che dobbiamo dire, facciamo un appello ai cittadini di evitare assembramenti per evitare che ritorni il diffondersi del virus, che non è fuggito ma è con noi, viaggia con noi. Comunque invito tutti i cittadini, ma anche di tutti gli altri comuni, a venire in quest'estate a visitare il Furlo e non solo, il nostro territorio, perché ci sono delle belle camminate dove si può camminare in sicurezza per ciò che riguarda la distanza sociale. Quindi venite a godere di queste bellezze rispettando le misure prescritte.
Ebbene, questo era il tema di come ci sposteremo, dove andremo, dove passeremo le settimane estive. Però ci sono altri temi, soprattutto quelli legati al lavoro e all'occupazione per alcune categorie di lavoratori e professionali. Questa mattina, quindi, nelle Marche si sono svolte due simulazioni per sperimentare la possibile riapertura dei saloni di parrucchieri ed estetiste alla presenza del presidente Luca Ceriscioli. La Regione punta ad aprire queste attività il 18 maggio prossimo in base ad un protocollo concordato con le associazioni di categoria e autorità sanitarie. Le attività interessate dovranno utilizzare guanti e mascherine obbligatorie per cliente e parrucchiere, visiera para schizzi durante il lavaggio, sanificazione dei locali e potranno estendere l'orario fino alle 21:30 con appuntamento obbligatorio. Barriere in plexiglass non sono obbligatorie, ma nei saloni si dovranno eliminare alcune postazioni e posti di lavaggio per garantire le distanze di sicurezza. E questa è un'altra domanda che si stanno facendo in molti, lo abbiamo visto anche nei TG nazionali, alcuni mercati in alcune città, grosse città, anche soprattutto del nord, si stanno un po' riaprendo e allora in molti si chiedono a Fano, ma il nostro mercato cittadino, quello che si tiene in piazza 20 settembre, come sarà? Come si svolgerà? Quali sono le precauzioni che verranno prese dal Comune? Ebbene, noi lo abbiamo chiesto all'assessore Etienne Lucarelli. Sentite che cosa ci ha risposto. 15 modelli. Allora, quando è arrivato... Il mercato cittadino in piazza, per come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi, alla sua riapertura, come tante cose ormai, non sarà più lo stesso. Inevitabilmente, alla luce delle nuove condizioni di vita sociale imposte dalla presenza tra noi del nuovo coronavirus, cambierà faccia. Le nuove misurazioni dei tecnici comunali nei giorni scorsi in piazza 20 settembre, fettucce e cartina alla mano, preannunciano una ridistribuzione degli spazi e dei percorsi, una rivisitazione ed una riorganizzazione delle superfici disponibili che comunque era all'orizzonte, come ci spiega l'assessore Lucarelli, e che la pandemia non ha fatto altro che accelerare. Abbiamo già fatto degli incontri con gli ambulanti, stiamo rivedendo tutte le distanze all'interno in modo che i banchi siano ben distanziati per poter permettere la fruizione del mercato stesso. Verificheremo insieme agli ambulanti se è il caso di ridurre un pochettino gli spazi che ognuno di loro occupano in modo da determinare un corretto flusso delle persone, oppure se dobbiamo proprio allargare gli spazi e magari togliere qualche banco dal, adesso in questo caso sto parlando di piazza 20 settembre, ma ci sono anche altre zone critiche, in modo proprio che si possa fruire al meglio il mercato cittadino e soprattutto che le famiglie possano continuare a lavorare, anche le famiglie deambulanti, perché ovviamente questa è una cosa molto importante che a noi come città ci preme molto poter far iniziare il lavoro anche in questo momento così delicato. Ecco, in altre città d'Italia ci sono state delle ripartenze, riguardano il mercato, diciamo, orto, frutticolo, alimentare, però si sono viste zone perimetrate, zone chiuse, con steward che regolano l'entrata e l'uscita dei flussi. Questa potrebbe essere un'ipotesi anche per Fano, o diciamo che le condizioni della nostra piazza non lo consentono? Ma guarda, allora, le condizioni potrebbero essere tutte. In realtà abbiamo iniziato da questa progettazione per essere pronti. Poi stiamo anche noi aspettando delle indicazioni che ci possono arrivare dal governo centrale per capire bene come dovrà essere formato il distanziamento anche in queste situazioni. Tutte queste disposizioni che ci arriveranno saranno messe in pratica e nel mercato cittadino, così come in tutte le altre attività che andremo a fare. C'è una data ipotizzabile? Ma guarda, ancora non c'è. Abbiamo la data del 18 di maggio per l'apertura, diciamo, alle attività al dettaglio, del commercio al dettaglio, dopo che insomma il 4 è stato aperto il commercio all'ingrosso. Io sinceramente spero che sia quanto prima. Sappiamo che la differenza tra il commercio al dettaglio e quindi i negozi che ci sono in centro storico e comunque in qualsiasi altra parte della città e il mercato è una differenza sostanziale, perché comporta tutta un'altra condizione di sicurezza. Quindi obiettivamente credo che i mercati hanno bisogno di un ulteriore step.
però mi auguro veramente per tutte le famiglie, per tutto l'indotto che c'è dietro il mercato, che riusciamo ad arrivare ad una soluzione prima possibile, e noi proprio per quello che già ci siamo mossi e con gli uffici stiamo lavorando per essere veramente pronti nel momento in cui ci sarà l'apertura da parte del governo. Ebbene, questa settimana, da lunedì, è partita ufficialmente la fase 2 e la fase 2 parte anche per gli orti sociali comunali per anziani qui a Fano, a Chiaruccia, Treponti e Belgatto, aderendo appunto alle recenti misure di ripartenza dettate a livello nazionale. È stata emanata un'ordinanza da parte del sindaco Massimo Seri assieme all'assessore al welfare di comunità Dimitri Tinti. Il provvedimento prevede l'incremento settimanale degli accessi da 2 a 3 turni per ogni assegnatario dell'orto ed un orario più ampio nello specifico dalle 7 alle 12 e dalle 15 alle 20 tutti i giorni della settimana eccetto la domenica a partire dal lunedì 11 maggio. Rimangono ferme comunque naturalmente tutte le precauzioni ormai note. L'appello è un atteggiamento prudente e responsabile sia a livello collettivo che individuale. Bene, ora andiamo nel comune di Colli al Metauro, dove sono state prese da parte dell'amministrazione alcune iniziative proprio a sostegno dell'intera collettività. Sentiamo le parole del sindaco Stefano Guzzi. Nella giunta di ieri abbiamo deliberato diverse iniziative a favore della collettività di Colli al Metauro. Per far fronte alle tante difficoltà che si sono create a causa di questa crisi sanitaria. Innanzitutto abbiamo stabilito che saranno rimborsati e o accreditati sulla prossima annualità le cifre già pagate per il trasporto scolastico e per le mense scolastiche. Poi uscirà un bando al quale potranno far richiesta tutte quelle attività e quegli esercenti che, essendo stati chiusi in questo periodo, continueranno ovviamente a dover pagare tari, IMU o affitti, ma in questo caso potranno richiedere un rimborso alla quale, nel limite del possibile, l'amministrazione comunale si farà carico di rimborsare una parte ovviamente riferita al periodo per il quale queste attività sono state chiuse. E ultima cosa, credo forse la più significativa, tutte quelle attività che stanno riaprendo e riapriranno da qui ai prossimi giorni, alle prossime settimane, e che a causa dei distanziamenti dovuti alle nuove normative di attenzione e prudenza non avranno più gli spazi idonei sufficienti per poter svolgere al meglio le loro attività, potranno richiedere all'amministrazione comunale l'utilizzo di spazi pubblici esterni laddove ovviamente sarà possibile e saranno disponibili, e l'amministrazione comunale eccezionalmente fino al mese di settembre concederà gratuitamente l'occupazione di questi spazi pubblici per posizionare tavoli, sedie o esposizioni di prodotti a seconda ovviamente delle richieste che arriveranno e della possibilità di poterlo realizzare nella piena sicurezza del movimento poi di traffico e della viabilità stradale e quant'altro. Stiamo facendo insomma di tutto per cercare di agevolare nel miglior modo possibile e nel più breve tempo possibile la ripartenza economica di tutte le attività nel nostro comune. Ed ora una pagina di solidarietà ai ragazzi del Lab Giovani Idee, l'associazione dei giovani soci e figli di soci della BCC di Fano, costituita nel maggio del 2019, ha deciso di fare un piccolo ma significativo gesto di solidarietà, destinando 1.000 euro, una parte dei fondi stanziati, alla realizzazione di progetti di natura sociale all'associazione Adamo, che si occupa di offrire l'assistenza domiciliare ai pazienti oncologici, categoria particolarmente a rischio in questo periodo di emergenza sanitaria. La BCC è la banca del territorio, si legge in una nota dell'Istituto di Credito, ed è per questo che Lab Giovani Idee, l'associazione dei giovani soci della BCC, ha deciso di sostenere l'associazione Adamo di Fano, destinando una parte dei fondi per la realizzazione dei progetti. Ed ora occupiamoci di lavori pubblici che sono partiti un po' in tutte le città della provincia e andiamo a Pesaro per i lavori di demolizione della cavalca ferrovia su via La Marca, le cui operazioni sono iniziate proprio in questi giorni in attesa della nuova ricostruzione. Traffico momentaneamente interdetto e sentiamo i particolari in questo servizio. Thank you.
Ripartono i lavori pubblici a Pesaro dopo la momentanea sospensione dettata dall'emergenza sanitaria. Tra i cantieri aperti in città anche il cavalcaferrovia su Via Lamarca, che a seguito di un'accurata analisi del ponte oggi si è provveduto all'avvio della demolizione in attesa del nuovo manufatto. Un investimento di 180.000 euro per la struttura. Nei prossimi giorni partiranno i lavori per il rifacimento in tutta sicurezza. Siamo partiti finalmente con i lavori delle riqualificazione e sostituzione del ponte di Via Lamarca. Era un lavoro che era iniziato prima della tragedia del Covid-19. L'abbiamo dovuto sospendere, una ditta del territorio a fare i lavori, quindi ci fa particolarmente piacere perché è un motivo anche questo per ricominciare a muovere l'economia. Entro la seconda settimana di giugno, fa sapere l'amministrazione comunale, la viabilità tornerà normale. Al momento la strada statale 16 resterà interrotta nel tratto compreso tra via Cavallotti e via Colbe e consigliano ai veicoli che si spostano tra Pesaro e Fano di utilizzare la strada panoramica Ardizio oppure l'utilizzo dell'autostrada. Il cantiere dei lavori del cavalcaferrovia di Via Lamarca non è stato il solo a ripartire. In città sono iniziate anche altri lavori pubblici. Abbiamo ridotto le corsie delle cavalcaferrovie dal famoso ponte a ridosso della stazione ferroviaria a Pesaro. Lì sarà un intervento di circa 430.000 euro di sostituzione dei cordoli e dei parapetti laterali. È ripartito anche il bocciodromo, ripartirà la prossima settimana il lavoro al vecchio palazzetto dello sport, stiamo completando la strada di collegamento tra Cattabrighe e Vismara, quella che noi chiamiamo strada del Famila, e anche il campo di calcio di Vismara ha ripreso il lavoro e contiamo di inaugurarlo entro il mese di giugno. Entro il mese di giugno termineremo anche la nuova scuola di Via La Marmora, quindi i lavori che sono partiti sono tanti, più tanti piccoli cantieri. E sempre su questo tono di notizie, nella provincia di Pesaro Urbino ha riaperto i cantieri al liceo artistico Mengaroni di Pesaro e l'istituto per i servizi alberghieri Celli di Piobico, dopo l'interruzione dei lavori per le disposizioni del governo legate all'emergenza sanitaria. I lavori degli istituti riguardano il risanamento conservativo e la messa in sicurezza di solai contro soffitti per il Mengaroni, mentre per l'istituto Celli è in fase conclusiva l'ampliamento delle due palazzine limitrofe. Entro maggio, fa sapere la provincia, riapriranno anche i cantieri dell'Istituto Ulivetti di Fano per il rifacimento della facciata principale e dei solai, mentre per l'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro verranno eseguiti lavori di risanamento conservativo. E oggi è la giornata mondiale della Croce Rossa, si festeggia il lavoro di soccorso che svolgono ogni giorno milioni di volontari impegnati costantemente con passione, sacrificio e professionalità, come l'attuale emergenza sanitaria che sta dimostrando una grande abnegazione e senso di dovere di questi volontari. Il Comune di Fano, si legge in una nota del sindaco Seri, non potendo organizzare manifestazioni pubbliche, ha deciso di esporre nella residenza municipale la bandiera della Croce Rossa come segno di ringraziamento e di stima da parte dell'amministrazione e dell'intera città. Bene, siamo in conclusione di telegiornale, quindi vi do una notizia che riguarda domenica e naturalmente domenica 10 maggio Fano TV trasmetterà in diretta la Santa Messa dal Duomo di Fano presieduta dal Vescovo della Diocesi Armando Trasarti. La celebrazione, come sempre, avrà inizio alle ore 10. Bene, e con questa comunicazione chiudiamo questa edizione di Occhio alla Notizia. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Arrivederci.